Ciao e ben ritrovati sul mio canale YouTube. Oggi insieme andremo a realizzare queste simpatiche eh, palline per il nostro albero di Natale. Vedrete che anche i nostri bambini, ma non solo, ne andranno matti. Oggi realizzeremo il pasticcino, il gingerino e il pupazzino di neve. Vediamo l'occorrente. Io le ho realizzate con il filo in cotone. Per rivestire questa pallina di circa eh, 6-7 cm di diametro quindi da un minimo di 6 a un massimo di 7 cm eh, di diametro e dicevo l'ho realizzata utilizzando il cotone di una media grossezza che si lavora con l'uncinetto 2,5 i colori come vedete sono il rosso acceso proprio il rosso natale il panna il bianco il rosa acceso poi, questo um, celeste chiarissimo tipo Tiffany, un verde Natale, proprio un verde forte, un marrone color cioccolata e un color cammello. E poi um, serve: allora, ne serve veramente specialmente del rosa, eh, del verde: ne serve veramente pochissimo. Quindi vanno bene anche se avete degli avanzi oppure anche altri colori. Per realizzare questa diciamo pellicetta intorno al cappello del pupazzino, io ho utilizzato questo filato: che è un filato che viene usato per fare le spugne un filato sintetico con questi eh, con questi filamenti che mi piace veramente tanto però potete utilizzare anche altri tipi eh, di lana magari un pochino pelosine oppure anche se non ne avete un altro colore per fare eh, da contrasto poi serve ehm, un ago abbastanza robusto un paio di forbici degli spilli e eh, io ehm, Metterò eh, in cima appunto alle palline questo filo che eh, mi piaceva bianco e rosso per appenderle, però potete utilizzare anche un altro tipo eh, di filo dorato, argentato, quello che volete. Questo è l'occorrente per realizzare queste palline. E ora vediamo come fare per realizzarle e ora iniziamo a realizzarli allora queste palline sono eh, semplici da realizzare e eh, per chi ha seguito il tutorial delle palline angelo eh, sono molto simili S bisogna realizzare le due calottine e cucirle tra loro e poi ovviamente fare tutte le eh, modifiche e tutti gli accessori che prevedono Ehm, queste palline. Vediamo innanzitutto come realizzare la prima eh, semisfera o calottina. Prendiamo, eh, dicevo appunto per realizzare il gingerino. Allora prendiamo il colore cammello, lavoriamo un anello magico girando due volte il filo a due dita intorno a due dita e incrociandolo. Passo l'uncinetto sotto il filo di destra, prendo l'altro filo, lo porto a destra. E blocco con una catenella sfilo le dita ho già eh, fermato l'anello e a questo punto all'interno dell'anello vado a lavorare 8 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 8, scusate. Tiro la codina corta del filo per stringere l'anello ed ho completato il primo giro. Il secondo giro sarà un giro di aumenti, quindi lavorerò due maglie basse sopra ogni maglia del giro sotto. Quindi già dalla prima entro con l'uncinetto e lavoro una e due in quell'accanto altre due tre e quattro cinque e sei ovviamente erano otto maglie devo arrivare a sedici sette e otto nove dieci undici dodici 13, 14 e l'ultima 15 e 16 ed ho completato anche il secondo giro. Stringo leggermente eh, il foro centrale e a questo punto uso la codina come marcapunto, quindi la sposto sul davanti del lavoro in modo da eh, delimitare appunto l'inizio e la fine di ogni giro se preferite potete inserire un marca punto. il prossimo giro eh, lavorerò un aumento e una maglia singola quindi nella prima maglia lavorerò un aumento 1 e 2 accanto una maglia bassa singola poi ancora un aumento 1 e 2 e una maglia bassa singola un aumento una maglia bassa e continuo così per tutto il giro fino a raggiungere la mia codina al marcapunto per un totale eh, dopo aver lavorato un totale di 24 maglie basse dopo aver lavorato le 24 maglie sfilo dal dietro la codina la riposiziono sul davanti ed inizio il quarto giro ah, a questo punto posso anche stringere bene il centro Ecco qua vedete come ben eh, chiuso. Riposiziono la codina del filo sul davanti ed inizio il quarto giro. Il quarto giro prevede un aumento e due maglie basse singole. Quindi un aumento, uno e due e due maglie basse singole. Una e due. Di nuovo un aumento. E due singole. Una e due. E così via fino ad arrivare alla codina del fi eh, del filo ad aver lavorato 32 maglie. Terminato il quarto giro, sposto la codina del filo la riposiziono sul davanti e lavoro il quinto giro senza aumenti. Quindi lavorerò 32 maglie basse singole. tutto il giro terminato il quinto ho riposizionato la codina del filo iniziamo il sesto giro e riprendiamo gli aumenti lavoreremo un aumento e tre maglie basse singole quindi un aumento e tre singole una due e tre ripetiamo un aumento 3 tre singole, 1, 2 e 3. E così via ripetiamo questo modulo fino ad arrivare alla nostra codina e quindi a fine giro ed aver lavorato un totale di 40 maglie. Terminato il sesto, riposiziono la codina e per i prossimi due giri, il settimo e l'ottavo, non lavoro aumenti, ma solo 40 maglie singole per giro, eh, appunto senza aumenti il settimo e l'ottavo due giri interi senza aumenti completati due giri senza aumenti siamo arrivati a lavorare il nono eh, giro e qui eh, lavora, riprendiamo con gli aumenti riposizioniamo la codina lavoriamo una maglia un aumento e quattro maglie singole quindi un aumento e quattro singole una due tre e quattro di nuovo un aumento e quattro singole 1 2 3 e 4 e si ripete questo modulo per tutto il giro mh, per un totale di 48 maglie lavorate ho terminato il nono giro l'ultimo con gli aumenti e ora per i prossimi 5 giri dal 10 al 14 compreso non lavorerò gli aumenti ma lavorerò solo 48 maglie singole per ogni eh, rigo ecco qua ho lavorato a, fino al 14 eh, giro senza aumenti a questo punto termino con una maglia bassissima porto sul filo e lo taglio qui potete sia fermarlo oppure passarlo anche da un'altra parte e poi lo tagliate a fine eh, lavoro la codina del filo quella che mi serviva da marca punto la metto all'interno ed ho eh, terminato la prima calotta vedete che se prendo la pallina di polistirolo la prima calotta va esattamente a metà della pallina lavoro un'altra calotta uguale identica ehm, dello stesso colore delle stesse dimensioni e messe insieme mi raggiungono la, eh, la copertura di tutta la pallina allora a questo punto io devo unire le due parti. Le posiziono per bene, se volete potete anche utilizzare qualche eh, spillino per, per bloccarle. Ecco qua. E ora andiamo a unire queste due calotte. Ecco qua, ora noi dobbiamo unire le due calotte e per far questo le uniamo direttamente con la, eh, questa coroncina bianca che vedete qua. Quindi noi faremo questo punto e con questo uniremo e cuciremo insieme le due parti. Allora, fermate pure con gli spilli e, e entro sotto la, la maglia della di una calotta e sotto la maglia dell'altra calotta prendiamo il filo bianco lo passiamo attraverso queste due maglie e lo fermiamo con una catenella stringiamo bene il punto tirando la codina e ora andiamo a lavorare 3 catenelle 1 2 e 3 nello stesso punto dove abbiamo lavorato la eh, prima catenella andiamo a lavorare 3 maglie alte chiuse insieme quindi mettiamo il gettato sull'uncinetto rientriamo nella stessa maglia sempre prendendo tutte e due le parti passiamo il filo lavoriamo il primo passaggio e ehm, e basta e rimangono due asole sull'uncinetto di nuovo gettato si rientra nella maglia si passa il filo si esegue il primo passaggio e ci si ferma. Ho tre asole sull'uncinetto, l'ultima volta gettato sull'uncinetto, rientro nella stessa maglia. Passo il filo di nuovo, un gettato, chiudo le prime due e ho quattro asole sull'uncinetto. A questo punto prendo l'asola e chiudo le nostre maglie. Queste sono tre maglie alte chiuse insieme. A questo punto Salto le due maglie seguenti 1-2 entro nella terza e lavoro le prendo tutte e due delle due calotte e lavoro una maglia bassissima sono pronta vedete che si è formato questa specie di eh, gruppetto di maglie un po stondato allora eh, dicevo salto due maglie faccio una maglia bassissima e ora 3 catenelle 1 2 3 e ripeto esattamente come ho fatto prima quindi 3 maglie alte chiuse insieme tutte nello stesso punto dove ho lavorato la maglia bassissima quindi rientro lì passo il filo chiudo le prime due o due asole sull'uncinetto ripasso un'altra volta passo il filo le prime due gettato una maglia alta non completa ho quattro asole sull'uncinetto prendo un gettato e le chiudo tutte insieme salto le prime le, 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 le maglie due maglie basse seguenti entro nella terza e lavoro una maglia bassissima ho formato la seconda um, diciamo la seconda pallina chiamiamola così 3 catenelle maglie alte chiuse insieme una ricordatevi il gettato sempre perché se no non vi viene bene il punto l'ultima e chiudo tutto ecco qua salto le due una e due mi raccomando anche dietro devono essere due quindi si rientra nella vedete? Salto una, due nella terza e lo stesso davanti. Maglia bassissima e così via. 3 catenelle, una, due, tre, tre maglie alte chiuse insieme. Una, due, tre. Ho quattro asole, chiudo il punto, salto due e così via e vado avanti fino ad arrivare qua alla fine del, ehm, del giro e ovviamente lavorerò una maglia bassissima qua dove ho lavorato la prima maglia. Ecco qua ho completato tutto il giro, ho attaccato le due eh, calotte ed ho tagliato il filo eh, bianco un po' più lungo. Filato con l'ago e a questo punto dobbiamo, vedete che queste gallicine sono diciamo in fuori. Io le devo schiacciare verso la calotta in modo che eh, il davanti sia verso eh, di noi. Allora a questo punto io entro con l'ago all'interno eh, della, eh, della parte eh, cammello, fuoriesco qua su una, sulla parte più esterna della. Della gallicina e con un puntino solamente la blocco al, eh, al colore più scuro. Poi fuoriesco accanto proprio nella parte più eh, esterna un puntino e mi sposto a quella seguente. Così avrò modo di eh, fermare bene tutte le. Uh, gallicine, tutte queste palline alla parte, appunto, uh, marrone. Ecco qua. E fate tutto il giro completo del fermando, vedete la differenza fra queste che sono fermate ancorate al marrone e queste che sono libere, quindi diciamo non stanno ben attaccate una volta bloccate tutte queste calicine, io eh, non taglio il filo perché poi mi servirà per dare dei punti luce sempre con il bianco eh, agli occhi. Ok, sfilo l'ago e prendo il filo rosso. Prendo una, eh, una bella eh, insomma una bella eh, parte di filo. Filo lago e ora devo eh, ricamare il, il rosso tra una gallicina e l'altra. Quindi entro con il filo in un, in un punto vicino alla, alla gallicina, ecco lascio un po' una codina. E semplicemente vado a ehm, ricamare un punto da, da sotto verso sopra e poi dopo torno qua accanto, vedete così senza stringere tanto, e ricamo il punto accanto. risposto a questo modo da una ecco è continuo fino alla fine vedete che ho tutte queste questi punti tra una gallicina e l'altra, allora eh, non taglio nemmeno il filo rosso perché poi lo recupererò per la, ehm, la bocca per ricamare la bocca. Allora eh, ora vi faccio vedere come ricamare gli occhietti. Eh, prendo il filo nero, ora non mi ricordo se l'avevo messo tra l'occorrente, però insomma è il filo nero, sempre da uncinetto. Infilo l'ago con questo filo e eh, entro con l'ago eh, sotto allora gli occhietti li ricamerò eh, sul davanti quindi esattamente all'opposto dove avevo lasciato questi fili sul davanti e li ricamerò eh, qua quindi entro con l'ago sotto qua giù in fondo e fuoriesco dove voglio ricamare l'occhietto piano piano mi sposto nel foro ecco l'importante qua è entrare tra una maglia e l'altra proprio in un punto in un foro ben definito perché poi dopo ci servirà questo per fermare il filo allora dicevo fuoriesco qua lascio un pochino di filo che mi servirà dopo e eh, salto eh, tre righe circa tre giri e rientro sempre qua. Quindi faccio un punto così, un altro. Devo un po' riempire questi occhietti. Due. 3 tre. tre punti Quarto, ne farò quindi un'altra ancora, mi sposto a sinistra, a sinistra mi sposto di circa 6 punti. Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 all'incirca qua. Ecco. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. Ecco. Il quarto punto, non tirate molto perché sono bellini, un po' pieni questi occhietti. Ecco qua. Questo è il primo occhietto, faccio la stessa cosa, 1 2 3, faccio la stessa cosa da quest'altra parte. 1 e il quarto rientro uh, dentro e fuori qua dove avevo uh, dove ero entrata con il filo inizialmente ecco qua proprio esattamente nello stesso punto a nodo faccio due nodi quindi uno e due Taglio il filo rasente e con l'ago mi aiuto e li spingo. Spingo questo nodino all'interno. Ecco, in modo che vada a. non si veda più. Questo sarà il modo di fermare tutte le nostre eh, codine di filo. Sia degli occhi quando eh, della bocca, di tutte. Questo sarà il modo eh, giusto per, eh, per fermare i fili. Allora, a questo punto recupero il filo bianco. Dicevo, recupero il filo bianco e devo entrare. E devo eh, portarlo sul davanti, qua dove sono gli occhi. Questo lo farò in più passaggi. Ovviamente devo entrare tutte le volte tra una maglia e l'altra. Poi dopo rientro esattamente dove sono, eh, appunto dove sono fuoriuscito. E pian pianino mi porto qua sul davanti. Vedete che se io rientro esattamente dove sono uscita non si vede nulla. Intanto il filo mi eh, si posiziona dove voglio. Ecco, quando sono qua sul davanti entro proprio qua alla fine degli occhi. Ecco. qua, qua ved vedete scompare e faccio un punto un po' più piccolo di quello di prima e mi posiziono subito dall'altra parte dove c'è il secondo occhio ecco questo è per fare non stringetelo tantissimo per fare il punto luce dell'occhio stessa cosa la faccio qua e poi mi posiziono alla fine ecco qua eh, c'è solo uno di fili e quindi posso già tagliare il filo qua senza fare il nodino i due punti fatti ora devo fare la bocca mi sposterò sempre allo stesso modo con il filo rosso fino ad arrivare qua in mezzo agli occhi dove appunto ricamerò la borsa e eh, la la bocca scusate il ecco filo rosso in posizione a questo punto io eh, devo fare un punto eh, lungo alla stessa distanza e fuoriesco con l'ago a circa metà di un eh, eh, giro sotto quindi ora vi faccio vedere non chiudo del tutto perché devo passare l'ago attraverso l'asola per portare fare in modo che venga alla bocca un pochino più curva quindi ho fatto un punto lungo poi sono fuoriuscita sotto e sono entrata nell'asola e a questo punto rientro esattamente nello stesso punto e mi sposto lontano ecco qua vedete che la bocca è terminata ora dobbiamo Ehm, eh, lavorare ad uncinetto le due eh, guanciotte con il rosa acceso lavoro un anello magico lo fermo con una catenella e all'interno di questo eh, cerchio vado a lavorare 6 maglie basse quindi una due tre 4 5 e 6 stringo e fermo con una maglia bassissima però la prendo ehm, tolgo dall'asola rinfilo l'uncinetto sotto la prima maglia dal dietro verso il davanti prendo l'asola e la porto semplicemente sul rovescio Ecco qua, fermo così, mi viene una, una chiusura senza scalino e lavoro. Ecco qua, una catenella. Posso tagliare il filo, lo lascio un pochino più lungo perché dovrò eh, cucirlo. Ecco qua, stringo molto bene l'anellino centrale. Vedete che è avvenuto un cerchietto perfetto, io spero si veda. Un cerchietto perfetto che io dovrò eh, cucire poi alla, al nostro, alla nostra pallina. Ne preparo un altro esattamente identico. Ecco qua. Ora la devo cucire con qualche punto, prendendo ovviamente anche la parte eh, marrone sotto. Bastano veramente pochissimi punti, tanto il cerchietto è molto piccolo. Ecco, una volta attaccato da tutte le parti, ecco l'ultimo puntino. Lo metto qui a questo punto. Entrate con l'ago dentro, eh, come abbiamo fatto prima, e fuoriuscite lontano, però mi raccomando, tra uh, proprio nel foro tra una maglia e l'altra. Ecco. e ora attaccate anche l'altra guanciotta sempre eh, posizionata sulla stessa riga eh, come questa. Ecco qua, ho fermato i fili come vi avevo fatto vedere prima e eh, ora mi rimane solo da preparare il fiocco. Allora, per il fiocco prendiamo il colore, questo chiaro, questo tiffany, questo menta, e andiamo a eh, lavorare 8 maglie basse: quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, una in più per girare il lavoro, e poi lavorerò 8 maglie basse: una, due, tre. 4 5 6 7 e 8. Questo è il primo rigo, catenella, giro e lavoro e altre 8 maglie basse. E continuo così fino a lavorare 4 eh, righi di 8 maglie basse. Ecco qua, una volta lavorato i quattro righi, vado a tagliare il filo abbastanza lungo perché dovrò girarlo anche più volte intorno. Quindi porto su il l'asola. Prendo l'ago. Prima di tutto fermo la codina del filo che avevo lasciato all'inizio ecco qua e la taglio poi infilo la parte lunga mi porto verso il centro con qualche puntino così proprio semplicemente mi porto verso la parte del centro non stringo e lo fermo qui con rientrando con puntino dentro l'asola e il blocco a questo punto io comincio a girare intorno alla metà del eh, del fiocco e stringo giro e stringo scusate giro e stringo giro e stringo più volte modo da, da formare vedete questo bel fiocchetto quando l'ho girato diverse volte sulla parte dietro lo blocco con sempre rientrando nell'asola lo fermo e a questo punto lo vado a applicare a cucire eh, questo lo metterò qua sulla testa davanti del, eh, del gingerino ecco lo fermo con qualche punto ecco magari ripasso anche una volta sopra per bloccarlo meglio Stringo bene e alla fine, come ultimo passaggio, passo nell'asola, stringo bene, poi rientro nella parte color cammello e fuoriesco lontano. Tanto qui è già fermato il filo e lo posso andare subito a tagliare. Ecco qua. Rientra all'interno del, della testa. Ecco qua. Questo è il fiocchetto più piccolo. Per fare il fiocchetto più grande, come in questo caso da posizionare sotto alla testa, ho lavorato eh, 10 catenelle iniziali anziché 8 come ho fatto qui e sono salita per 6 eh, righi anziché 4. Quindi queste sono o, quello più piccolo, 8 catenelle per 4 righi e queste invece sono 10 catenelle per 6 Righi e ottenete un fiocchetto più grande quindi abbiamo eh, già ehm, eh, finito i primi le prime due la prima pallina la quella del gingerino ora vediamo come fare le altre per eh, il pupazzino allora mi preparo una calottina bianca eh, esattamente come ehm, abbiamo fatto prima e una calottina rossa Uguali identiche 14 giri e questa l'ho già terminata con la maglia bassissima. Anche questa la termino con la maglia bassissima. Porto sul filo e lo taglio. E abbiamo mm, preparato le due calottine. Ora passo il filo qua così dopo lo taglio. Invece quello dell'anello della, dell magico lo metto all'interno. Ora dobbiamo lavorare con questo filato eh, con le diciamo con queste con questi filamenti oppure con altro eh, filato a vostra scelta, e entro qua eh, vicino alla parte sempre del, sul, sul dietro, eh, vicino dove ho, ho lavorato la maglia bassissima. Passo il filo, lavoro 3 catenelle e Lavorerò a questo punto tutto un giro a maglia alta, semplicemente a maglia alta sempre con lo stesso uncinetto perché il filato è sottile nonostante tutti questi eh, filini. E lavoro tutte e 48 maglie alte, una per ogni maglia sotto. Completo il giro con una maglia bassissima sulla terza catenella e inizio il secondo giro quindi 3 catenelle sempre a maglia alta. E entro ehm, anziché nella proprio sopra la testa della maglia, entro tra una maglia e l'altra e lavoro le maglie alte, proprio così entro nel foro tra le due maglie e lavoro la maglia alta. Eseguo tutto un giro allo stesso modo, ecco vedete come viene, viene un pochino più intrecciato rispetto al, alla maglia presa in testa, ecco e continuo così fino ad arrivare alla fine dove chiuderò il giro sempre con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio. Ecco qua, ho lavorato la maglia bassissima ed ho completato il bordo del cappellino, allora ho già inserito la pallina dentro la, la, la prima calotta bianca e l'ho fermata con gli spigli. Ora non devo fare altro che inserire anche la calotta del cappellino, vedete, e il verde sovrappone un po', si sovrappone un po' al bianco. E ho infilato l'ago con il filo sempre eh, di questo verde e vado semplicemente a fermare con qualche punto il, ehm, le due sfere tra di loro. Mi raccomando cercate magari fermatelo pure con degli spilli ma ehm, deve un po' sovrammettere la parte ehm, la parte verde al bianco e lo unite tutto con i punti in modo da fermare bene tutto il contorno Una volta terminato, ho ricamato esattamente come abbiamo fatto per la pallina, prima gli occhi, la bocca. Ho attaccato le guanciotte e sempre con lo stesso filo. Ho realizzato un piccolo pompon da attaccare eh, sulla parte alta del cappellino. Ed ecco qua anche questo è terminato. E ora vi faccio vedere per ultimo il pasticcino come viene fatto. Allora anche qui la, il procedimento è lo stesso delle due semisfere, una semisfera marrone esattamente uguale al gingerino, quindi fino al quattordicesimo giro. Per quanto riguarda la parte panna invece vi fermate al tredicesimo, dopo aver lavorato il tredicesimo vi fermate perché dobbiamo lavorare queste gocce eh, di panna. Allora, ehm, per far questo dobbiamo lavorare eh, le catenelle, le catenelle si lavorano in numero variabile, per dire il, mh, dipende dalla lunghezza delle gocce, ci possono essere delle gocce che sono lunghe 6 catenelle, altre 4 eh, per un massimo diciamo di 8, dai 4 a 8 catenelle in numero variabile, e se le diversificate viene anche più, eh, più carino. Ehm, e più appunto non omogeneo e quindi più carino vi faccio vedere qualche goccia come si lavora L ho detto si lavorano per dire eh, 5 catenelle 1, 2, 3, 4 e 5 vengono lavorate a mezza maglia alta quindi io metterò un gettato sull'uncinetto si salta le prime due catenelle e dalla terza lavoro una mezza maglia accanto una seconda mezza maglia una terza perché erano 5 le catenelle quindi una volta lavorato queste tre mezze maglie alte salto una maglia eh, di base e in quella dopo lavoro una maglia bassissima e ho ancorato la prima goccia tra una goccia e l'altra eh, ho tre maglie bassissime quindi una due e 3 ora inizio la seconda goccia quindi facciamo in questo caso 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 di nuovo gettato salto le prime due e dalla terza lavoro una 2 3 4 e 5 Salto una maglia nella seconda lavoro una maglia bassissima, ho ancorato la mia eh, seconda goccia e lavorerò 3 maglie bassissime 2 e 3 poi di nuovo 1 2 3 4 5 6 7 e 8 salto le prime due e lavoro 6 mezze maglie per fare questa Goccia, ecco, le gocce si fanno esattamente così, molto semplicemente cambiando, vedete, ho cambiato un po' la misura, poi qua ne farò un'altra più piccola e, e via via. Quando ho completato tutto il giro eh, devo eh, lavorare il contorno e il contorno vi faccio vedere qua come, eh, come fare. Si, eh, eh, si, si continua con le maglie, si lavora a maglia bassa, un contorno a maglia bassa. Quando si arriva sulla punta, si lavorano 3 1, 2, 3 maglie basse nella stessa maglia, poi dall'altra parte si lavorano le maglie basse. Stessa cosa, vado qua dove ho lavorato le maglie bassissime lavoro sempre a maglia bassa. Poi mi sposto nell'altra goccia e lavoro. Ora ho finito il filo, però insomma ecco, vi faccio vedere così tutto il contorno a maglia bassa. Vedete sulla punta ne lavorerò 3, poi ricomincio con le maglie basse, maglie basse e così via fino a fare tutto il contorno. Arrivate alla fine non ta eh, taglio il filo abbastanza lungo, perché metterò tutte e due le calotte sulla mia pallina e con, eh, con i pu punti nascosti fermerò non solo le due sfere tra loro, ma anche tutte le puntine ben aderenti alla, ehm, alla, sfera, alla semisfera marrone. Una volta fatto questo, lavoro sempre, ricamo sempre gli occhi e applico le due guanciotte. Per quanto riguarda l'agrifoglio, ora lo facciamo insieme e vi faccio vedere. Iniziamo dalle foglie, che sono fatte eh, in un unico pezzo. Prendiamo il verde, questo verde brillante, e lavoriamo 16 catenelle: quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 e 16. 16 catenelle. Allora salto la prima, nella seconda lavoro una maglia bassissima. In quell'accanto una maglia bassa. Poi continuo con una mezza maglia alta, vado a salire di spessore, di altezza. Poi lavoro due maglie alte consecutive quindi una e nella catenella accanto una seconda poi una maglia bassa e tre maglie bassissime una due e tre vedete che ho iniziato la prima parte della prima fogliolina ora inizio la seconda quindi lavoro una maglia bassa, devo fare a specchio quello che ho fatto di qua. Quindi una sola maglia bassa e vado direttamente a lavorare due maglie alte. Quindi una e accanto una seconda maglia alta. Poi comincio di nuovo a scendere, una mezza maglia alta, una maglia bassa, mi rimane l'ultima catenella nella quale lavorerò due maglie. Eh, maglie bassissime perché deve girare il lavoro 1 poi rientro nella stessa e lavoro la seconda a questo punto ripeto a specchio sotto esattamente lo stesso, eh, lo stesso modo quindi inizio con una maglia bassa perché la mezza ma la, la maglia bassissima l'avevo già lavorata quindi eh, dicevo una maglia bassa una mezza maglia alta due maglie alte una e due e ora si comincia di nuovo a scendere con una uh, maglia bassa e tre maglie bassissime una due e tre di nuovo una maglia bassa, due maglie alte, una e due. Nella parte centrale si passa subito dalla maglia bassa alla maglia alta. Invece di qua, si, verso le punte si degrada più dolcemente inserendo anche la mezza maglia alta. Di fatti ora lavoro una mezza maglia alta, una maglia bassa. E sulla puntina lavoro una maglia bassissima ecco qua queste sono le due foglie attaccate e il contorno allora lavorerò 2 eh, catenelle 1 2 rientro nella maglia dove, dove, dove ho lavorato la prima catenella e lavoro una maglia bassissima questo per creare la prima puntina poi mi sposto con una due tre maglie bassissime e lavoro un'altra puntina. 1 2 rientro nella stessa maglia, lavoro una maglia bassissima e mi sposto di una due tre maglie bassissime. Di nuovo una puntina, 1 2 rientro nella, per, per ottenere la puntina è importante dopo le catenelle rientrare dentro la maglia eh, di base e poi una, due e tre. Vedete che si formano queste puntine tutte giro giro alla fogliolina e continuate fino ad arrivare alla fine dopo le foglioline vi faccio vedere la pallina come eh, si ottiene la pallina eh, per fare la pallina dobbiamo eh, lavorare l'anello magico fermarlo sempre e all'interno dell'anello andiamo a lavorare 6 maglie basse 1 2 3 4 5 6. Stringiamo la codina e andiamo a lavorare il secondo eh, giro con eh, tutti aumenti, quindi un totale di 12 maglie. 2 per ogni maglia. 1 e 2 3 e 4 5 6 7 8 9, 10, 11 e 12. Inserisco il marcapunto e lavoro ancora due giri completi di 12 maglie senza aumenti, quindi semplicemente 12 maglie basse singole. Questo giro, il terzo e il quarto. Ultimo giro lavoro un inserisco la codina del filo e lavoro una, eh, una diminuzione. Quindi prendo la parte esterna di due maglie consecutive e lavoro la maglia bassa e due maglie basse una e due. Di nuovo una diminuzione. 2 maglie singole 1 e 2 ultima diminuzione e 2 maglie singole 1 e 2 a questo punto lavoro una maglia bassissima porto sul filo lo taglio un pochino più lungo Passo dentro l'asola, ecco qua ed ho completato la mia pallina. Eh, All'interno ehm, possiamo mettere proprio una, un ciuffettino minuscolo di ovatta. Eccolo qua, innanzitutto, portiamo fuori la codina del filo, che se no, portiamo dentro. Scusate la codina del filo, ecco potete lasciare anche all'interno magari vi aiutate con delle pinzette e riempite proprio con un ciuffetto piccolissimo di ovatta proprio per dare un po di consistenza alla pallina ecco dopodiché infilate l'ago e chiudete con l'ago il foro la nostra pallina, entrate su tutte le maglie, tutti i punti, poi dopo alla fine tirate, ecco qua stringete. Avete chiuso il forellino. A questo punto prendete le foglioline e con dei punti lo eh, attaccate sulla pallina sul dolcetto, eh, attaccando sia le foglie che la ciliegina tutto insieme. Ecco qua. Ho voluto inserire questo filino aiutandomi con l'uncinetto e eh, non mi resta altro che fare un piccolo nodo. Su, con questi due, eh, con questo filo, e la pallina è pronta da appendere. Ecco. Poi dopo tagliate l'eccedenza e la pallina è già pronta. Ed eccoci qua: arrivati alla fine di questo tutorial, un po' lungo, però alla fine abbiamo realizzato tutte queste palline. Quindi abbiamo il pasticcino, il gingerino e il pupazzino di neve. Con lo stesso sistema e in tanti altri colori, dandogli magari anche il vostro tocco, potete realizzare veramente tantissime palline per, eh, da appendere al vostro albero di Natale. Spero vi sia piaciuto questo video tutorial e mi sono molto divertita a realizzare queste palline e spero eh, lo sia anche per voi. Io vi aspetto sempre qui sul mio canale YouTube, grazie per i like, per i commenti, siete sempre molto carinissimi e gentili. Io vi aspetto sempre qui sul mio canale YouTube, su Instagram, su Facebook con tutte le novità e eh, ovviamente con tanti nuovi tutorial. Ciao, a presto e buon divertimento!